Benvenuti, questo è il mio nuovo video. È il primo video che faccio con la mia nuova videocamera, dunque spero che la qualità sia un po' meglio. Comunque fatemi sapere nei commenti qui sotto. Questo video è ispirato al trucco di Angelina Jolie nel film The Tourist. E non so se l'avete visto, io non l'ho visto personalmente. Dunque dalle screen cap ho visto che ci sono due trucchi, uno da trucco... più o meno lo stesso, però uno è un po' più smoky e l'altro è meno smoky. Dunque io ho fatto la versione da sera, che comunque io indosserò di giorno perché lo sapete che comunque i miei gusti sono un po' particolari. E niente, di seguito ci sarà il tutorial, poi ci saranno alcune foto come al solito. Se avete qualsiasi domanda fatemelo sapere qui sotto e fatemi sapere anche se la qualità è migliore o no. E niente, alla prossima, spero che vi piaccia. Ciao! Per iniziare applico un ombretto della Joy New York, non si trova qui in Italia, è chiamato I Know It, lo applico con un pennello piatto lungo tutta la palpebra fino alla piegatura dell'occhio, fino alla piega dell'occhio. Vi dirò già in anticipo che a un certo punto questo video si interromperà perché mi era finita la batteria. Adesso applico con un pennello da sfumatura molto fluffy. Il pennello è l'ombretto della MAC, che si chiama Cork. Comunque per tutte le cose scriverò i prodotti nel mio blog qui sotto, oppure da qualche parte, insomma. E lo applico dentro la piega dell'occhio e anche sotto all'occhio. Poi qui la telecamera si è interrotta dopo che farò questo passaggio, ma stavo applicando la matita nera, che è la Feline, la MAC, dentro l'occhio sotto e anche sopra. Come vedete, la telecamera si è interrotta, non mi dite per quale motivo, era finita la batteria. Poi quello che ho fatto, sempre con la stessa Feline, ho preso un pennello da eyeliner oppure un pennello angolato e ho preso un po' della matita sul pennello e poi l'ho applicata sopra come un eyeliner fino, che dopo andrò a sfumare. Poi prendo un colore che è quel marrone che avete visto nella palette, che è un colore abbastanza scuro, che però non è nero perché il nero è troppo pesante come effetto, e lo applico nella parte esterna dell'occhio, prima con un pennello angolato e adesso l'ho applicato con un pennello da a punta a pennello, questo qui della Louise Young. Adesso vado a sfumare quello che era l'eyeliner che ho messo sotto, sull'occhio. Applico ancora un po' di più di matita, sempre usando il mio pennello angolato, e vado a sfumare il tutto. Riapplico di nuovo scusate qui perché sto facendo gli esperimenti con la videocamera perché è nuova, dunque non so le impostazioni e roba varia. Comunque dal prossimo video migliorerò, ve lo prometto. Scusate, applico sempre lo stesso ombretto che ho usato nella palpebra. Adesso prendo il Black Tuck della MAC e vado a delineare il mio occhio, una linea finissima, e vado anche ad allungarlo facendo una puntina nella parte interna dell'occhio. Applico un po' di matita verso l'esterno per dare più intensità e comunque dopo vado a sfumare. Questo trucco consiste tutto nel fatto di sfumare bene quello che è la matita, l'eyeliner o qualsiasi cosa che voi applicate all'occhio. Ed è un trucco molto molto semplice e per quanto mi riguarda molto d'effetto. Applico ancora e lo sfumo sempre con il pennellino a punta. Poi riapplico un'altra volta il cork sulla piega dell'occhio. E applico ancora un po' di matita sotto, sempre col pennello angolato.
Comunque sono sempre gli stessi passaggi che sono andato a ripetere in base a che cosa applichi più o meno. Adesso applico il colore della marca Brulee, perché questo qui è un colore opaco che comunque dà un effetto illuminante all'occhio. Non volevo nulla di troppo evidente o di troppo scimmero oppure satinato, niente di che. Adesso arrivo ad aggiustare i colori come ho aggiustato e applico queste ciglia finte che sono della Allure, il modello è Nicola. Applicato le ciglia finte, adesso metto il fondotinta Photo Perfection della AGGIUNGETEMI su tutto il volto e anche sul collo. Non ho fatto ancora la review di questi prodotti, però questo in particolare il fondotinta devo dire che è il mio prodotto preferito fra tutti, perché è un non so, è talmente invisibile, non te lo senti quasi sulla pelle e dura molto. Penso che ha rimpiazzato anche quello della Chanel e tutti gli altri che ho. Anche la Estée Lauder, perché Estée Lauder è buono per troppa copertura per quanto mi riguarda. Adesso applico un po' di correttore perché ho 3.000 occhiaie, che è il MAC Studio Finish. E la tonalità non me la ricordo, comunque controllate il link qui sotto. Applico un altro po' di fondotinta nelle zone in cui ne ho particolarmente bisogno. Applico anche sul collo. Non sto parlando da sola, stavo parlando col mio ragazzo, in caso in cui lui domandasse. Adesso prendo un blush, che è quello della MAC Harmony, e lo vado ad applicare sotto. Vabbè, lo vado ad applicare così, non so come spiegarlo bene. È un marrone. Questa particolare tonalità è utilizzata soprattutto per il contouring. Adesso ho applicato un po' di balsamo labbra prima e adesso vado a delineare le mie labbra con una matita, che è una matita non ha marca sostanzialmente, dunque non è importante qualsiasi matita abbiate. E dopo andrò ad applicare successivamente il rossetto box della Ella Masca, che è un rosso che ha dei sottotoni blu per farvi i denti ancora più bianchi. Sapete che io sono fissata con questa cosa. Applicate il rossetto su tutte le labbra. Io ho accentuato leggermente la mia forma delle labbra per renderle più grandi. Adesso infatti ci metto 12 secoli. Comunque il look è presso a poco finito, dopo ci saranno le foto e fatemi sapere quello che pensate della qualità, considerate il fatto, mi scuso degli inconvenienti durante questo video, ma considerate il fatto che appunto sto ancora riuscendo a, devo ancora realizzare come funziona effettivamente. Ho fatto io il video, l'ha fatto appunto il mio ragazzo, l'ha ripreso lui, dunque abbiate come si dice? Siete clementi, alla prossima, ciao! Autostrada deserta, al confine del mare, sento il cuore più forte di questo motore.
sigarette mai spente, sulla radio che parla, io che guido seguendo le luci dell'alba. Lo so, lo sai, la mente vola fuori dal tempo e si ritrova sola, senza più corpo né prigioniera, nasce l'aurora. Tu sei dentro di me, portandomi via. Sei il mistero profondo, la passione, l'idea, sei l'immensa paura che tu non sia mia. Lo so, lo